Attesi da anni a Pescara, i lavori di risistemazione del manto stradale delle arterie viarie di San Silvestro sono già partiti nei giorni scorsi, con uno stanziamento totale di 340.000 euro, di cui 300.000 provenienti da fondi regionali e 40.000 dalle casse del comune, con un costo di 170.000 euro al netto degli oneri. I fondi sono stati reperiti dall'assessorato comunale alle finanze, diretto da Eugenio Seccia, che già nel 2023 si era interessato ai lavori di rifacimento dei marciapiedi della zona, costati 140.000 euro. Dopo la sistemazione di strada Casone, oggetto in passato di numerose segnalazioni dei residenti, tocca adesso a strada Colle Renazzo e alla strada comunale di San Silvestro Alta, dove abbiamo incontrato l'assessore Eugenio Seccia. Finalmente sono partiti i lavori qui a San Silvestro, che ovviamente ci stiamo lavorando dal 2020. Abbiamo stanziato dapprima dei fondi comunali sulle alienazioni, dopodiché ci siamo attivati con la regione reperendo ben 300.000 euro. Questo è un intervento molto atteso qui a San Silvestro, perché innanzitutto farà in modo che questa piazza venga accorpata e non più divisa dalla strada, realizzando un attraversamento di 37 metri che servirà anche per rallentare la velocità in prossimità della scuola. Avverrà un altro attraversamento pedonale all'altezza delle poste, dove ovviamente anche lì c'è una richiesta di sicurezza pedonale, un'altra richiesta di sicurezza pedonale all'altezza di Villa Immacolata, quindi più a nord della strada ex provinciale San Silvestro, e la realizzazione di un marciapiede all'altezza del supermercato Coal fino all'altezza del campo sportivo. Quella è una strettoia in curva dove è impossibile sostanzialmente essere sicuri di poter attraversare la strada senza pericolo. In questo modo andremo a dare una prima risposta certa su questa esigenza. I lavori al momento interesseranno circa 400 metri di asfalto sulla strada comunale, ma per la prossima annualità è previsto il completamento dell'opera con un investimento di altri 200.000 euro, fa sapere l'assessore Seccia, che aggiunge. A fianco alla scuola elementare di San Silvestro già è pronto un campo da basket e calcetto e da pallavolo utilizzabile già con i paraspigoli per la sicurezza dei bambini dalla scuola, ma anche e soprattutto dalla cittadinanza. Ed è in corso di ultimazione un punto giochi in uno spazio verde sempre dietro la scuola per i più piccoli, con uno scivolo e un'altalena. Quindi si cerca di rendere vivibile, oltre che percorribile, la strada di San Silvestro e San Silvestro come comunità, collettività.